Carissimi giovani, carissimi fratelli, carissimi ragazzi, benvenuti. Eccoci qui per continuare la storia delle suore carmelitane messaggere dello Spirito Santo. E oggi vi diremo come queste suore, come noi, arriviamo in Europa. Il primo paese in cui siamo arrivati non poteva che non essere nella nostra amata Italia. Le suore arrivano in Italia il 9 novembre 1999, proprio alle porte dell'anno giubilare, alle porte del nuovo millennio, alle porte anche della GMG di Roma del 2000, tanti eventi importantissimi, e anche alle porte dell'inverno europeo, perché in Brasile il freddo è più o meno. E come si dà questo? Allora, un sacerdote brasiliano che lavorava in Vaticano, che oggi è il vescovo di Brasilia, lui conosceva la nostra madre fondatrice e ha saputo che nella Basilica di Sant'Eustachio, proprio al centro storico di Roma, vicino al Pantheon, vicino a Piazza Navona, vicino a Piazza Venezia, e possiamo anche dire vicino a Piazza di Spagna, vicino alla Fontana di Trevi, allora immaginate proprio questo centro proprio culturale, no? Proprio turistico. Questo rettore della Basilica aveva bisogno di suore per custodire la Basilica, per accogliere i pellegrini che la visitavano, per mantenerla in ordine. Allora la madre, che era il suo sogno arrivare in Italia, perché tutti gli istituti religiosi sognano di avere una casa a Roma, è molto importante per l'istituto. E allora la madre ha detto subito di sì. E a novembre sono arrivate le prime tre suore. E nel gennaio poi del 2000 arriva la quarta suora per completare la comunità, proprio io. E vi posso dire che all'inizio veramente questa esperienza nuova, questa avventura possiamo dire, non è stata facile per noi. Perché oltre ad essere la prima volta che uscivamo dal Brasile, che l'istituto usciva dal Brasile, eravamo tutte giovanissime, non capivamo la lingua, non conoscevamo quasi nessuno praticamente. Allora è stata veramente una grande sfida per noi. Ma nonostante questo, subito abbiamo cominciato a studiare, abbiamo cominciato a fare corsi di spiritualità, corsi di teologia, proprio per non sprecare la grazia di essere a Roma, di essere nella culla della Chiesa Cattolica. E dopo un anno e mezzo, praticamente un anno e quattro mesi, arrivano altre quattro suore per fondare un'altra comunità. E poi abbiamo cominciato sempre così, a aprire sempre nuove case per la nostra gioia, no? Che eravamo soli. Allora, vediamo se riuscirò a ricordarmi di tutte le comunità che abbiamo aperto in Italia. Dopo Roma, la prima comunità che abbiamo fondato è stata a Grotta Ferrata, nei Castelli Romani, proprio vicinissimo a Roma. Poi siamo andati a Venafro, nella provincia di Isernia. Poi abbiamo aperto una casa proprio dentro il Vaticano con un vescovo. Poi siamo andati ad Antrodocco, provincia di Rieti, eppure città ducale, sempre provincia di Rieti. Ad Antrodocco siamo fino ad oggi. Poi siamo arrivati al nord Italia, nel paese di Bedonia, provincia di Parma. Poi siamo andati ad Assisi con Sua Eccellenza Monsignor Sorrentino e abbiamo aperto anche una comunità a Nocera Umbra, sempre provincia di Perugia. Poi siamo arrivati nella bella Sicilia, nel paese di Contessa Entellina, provincia di Palermo. E poi abbiamo aperto una comunità, ci siamo trasferiti dalla provincia di Palermo e siamo andati alla provincia di Catania, più specificamente nell'Eremo Sant'Anna, dove siamo stati per tanti anni. Abbiamo aperto anche una comunità a Saviano, provincia di Napoli. Poi siamo venuti, dove sono io oggi, attualmente, a Vito Lazio, provincia di Caserta. E poi siamo arrivati nella regione della Calabria. Siamo stati prima nel santuario Madonna di Porto, provincia di Catanzaro, e poi abbiamo aperto due comunità a Squillace, sempre provincia di Catanzaro, una comunità contemplativa e una comunità apostolica.
Spero di non avermi dimenticato, di non essermi dimenticata di nessun'altra comunità. Avete visto che abbiamo girato un bel po' l'Italia, no? Per questo ci sentiamo tutti un po' italiani. Ecco, carissimi, oggi siamo 8 comunità in Italia, 2 comunità contemplative pure e 6 comunità contemplative apostoliche. E siamo molto felici di essere qui. Nella prossima puntata vi diremo, vi racconteremo come le suore sono arrivate in Francia e in Spagna. Che Dio ci benedica.